Buongiorno a tutti quanti. Oggi un video veramente speciale sotto tanti aspetti. Userò il mio rasoio preferito da sempre e in una veste nuova perché ne avevo già uno col manico blu e ho voluto avere il secondo. Per me il 316 rimane uno dei rasoi che, se anche tecnicamente ci può essere di meglio, ma l'emozione che mi dà a me questo rasoio non ce n'è per nessuno. Vi mostro un'altra cosa che per me è fonte di, tra virgolette, di vanto, mettiamolo in un senso buono della parola. Per quale motivo? Perché quando i miei consigli, quando la mia passione, ok? Perché quando io faccio le recensioni, quando dico che magari una cosa secondo me potrebbe essere migliorabile di qua o di là, non lo faccio perché voglio fare il maestro che insegna agli altri come fare le cose, ma una persona che ha investito tanto in questa passione, che ha provato tante cose, quando dà un parere lo fa per sperare che una cosa che magari a mio avviso, che dopo non è detto che sia giusto o no, può essere migliorabile, lo dico, nella speranza che chi lo produce magari faccia qualche passo per migliorare questa cosa. Quindi quello che io faccio è un cercare di migliorare le cose per il produttore in modo che possa avere più successo. Non è una critica con il fine di affossare un produttore o tagliare le gambe a un produttore. Mai, mai avuto io questa idea, e magari un tempo lo facevo nel modo sbagliato e molte volte è stato frainteso, ma mai ho fatto una recensione con quell'idea lì. Questo voglio che sia chiaro a tutti: mai, con nessun produttore, anche con produttori che non mi stanno simpatici, ho sempre cercato di dare delle critiche che possono essere costruttive per migliorare, per nessun altro motivo. Questa è, a parte un'amicizia che è nata nel tempo, quindi con Alessandro Pistoia di Pantarei, l'ho visto fare dei prodotti dove lui cercava di metterci il massimo, ma c'erano dei limiti, l'ho visto arrivare a fare prodotti di una qualità ormai riconosciuta da tutti, e anche su queste cose, quando io ho provato il primo sintetico, non mi ha detto, maiale, cavolo, adesso io ormai ci ho messo quei ciuffi lì, no, tac, subito ha cambiato, ci ha messo questi ciuffi qua che adesso andremo a provare, manico ragazzi, cioè vi giuro che dal vivo aggiungeteci un 40-30% di bellezza in più, veramente fantastico. A questo prezzo qua ragazzi, c'è il manico di Omega Evo, altro, qua siamo proprio un altro livello per me, bellissimo. Ciuffo G5 Omo, quindi io conosco già questo ciuffo, però adesso lo andiamo a provare, secondo me questa qualità top, fantastico ragazzi. E cosa andiamo a provare? Un'altra cosa che mi ha dato una grande soddisfazione, perché significa che sto cominciando comunque ad avere un certo rispetto anche oltreoceano, ed è una cosa che io tengo molto, sia con il rapporto un po' che si è instaurato anche con Peter di Ariane Evans, sempre con la mia sincerità, perché se la mia sincerità al tempo ci ha divisi, è stata la mia stessa sincerità che ci ha riuniti. Cioè le persone devono capire che alla fine parlo sempre con sincerità e con cuore, quindi mi hanno dato questa possibilità. Quindi io ringrazio Frank di Strike Gold Shave e ringrazio anche Jerry Plesi, che ha fatto un po' da mediatore gruppo Shave Dead su Facebook. Vi lascerò il link in descrizione sia del sito Strike Gold Shave che anche del gruppo di Jerry. Cosa apprezzo di questo? Apprezzo che abbiano pensato alla nostra bella Italia, quindi facendo questa sambuca con le mosche. Ragazzi, la profumazione che solo un americano può mettere 3 chicchi veri di caffè, perché questi sono veri,
sul sapore, sull'americano. Ed è questo che io amo dell'America. Nel bene o nel male, quando non fanno compromessi, quando vanno oltre, quando non hanno paura di essere americani. Questa è una cosa meravigliosa, perché noi italiani abbiamo le nostre belle cose, gli americani hanno le sue. E a me, quando un americano esagera e fa un qualcosa del genere, a me fa impazzire, ragazzi. Ognuno il suo. Quindi andiamo a provare, tra l'altro, per la prima volta sul canale questo marchio, Strike Gold Shave. Vediamo com'è. Mi sa di avere un altro sapone, ma che ancora devo provare. Andiamo a provare questo, giustamente, che mi è stato donato. E magari, perché no, se mi piace, perché ci sarà anche la parte tecnica, ragazzi, dove vi dirò cosa ne penso anche delle prestazioni del sapone in piena sincerità. Se magari mi piace e funziona, perché non fare una bella collaborazione Italia-America? Dai, che magari ci riusciamo. Quindi andiamo avanti, perché mi sono dilungato troppo con le chiacchiere. Un po' di prebarba, sempre il mio mix di gel prebarba. Alla fine mi terrò solo il Barber Mile No Eye, però qualche altro gel prebarba che avevo mischiato tutto insieme, così da non buttarli via, perché dispiace anche, no? Ok, allora, dispiace quasi toccare queste moschette qua, quindi io prenderò, vediamo qua come fare, prenderò un po' di sapone, è una pasta anche abbastanza dura, prenderò del sapone da una parte così, lo andrò a piantare sulla mia ciotola, visto che è abbastanza duretto. Passione rasatura, meravigliosa, Cristian Panfili qua ha fatto un lavoro spettacolare. Mi dispiace che la stampa 3D ancora non venga vista come una cosa, un oggetto di valore, ma ragazzi, capisco che uno dice spendere 65 euro per una ciotola in plastica, però io vi assicuro che la leggerezza, le finiture, la ruvidità aerografato a mano, cioè è qualcosa di spettacolare. Però capisco che magari i tempi non siano ancora maturi. Acqua calda, e lascio che il sapone intanto un attimino si prepari. Io vado a scrollare. Bella anche la scatolina, di Pantalei, visto anche il prezzo. Comunque una scatolina degna di un bel pennello. Quindi bravo Alessandro, stai facendo veramente delle cose molto interessanti. Quindi andiamo a provare questo ciuffo sintetico che ha messo su tutte le ultime, praticamente sulle ultime produzioni qua di pennelli, questi qua colorati, sia l'Etna rosso che questo Nevrodi. Sono bravo adesso, non ho imparato, mamma mia che buono sto misto sambuca e caffè, qualcosa di micidiale. E ora io non monto in ciotola, chi mi conosce già lo sa. Quindi vado a mettere un po' di acqua alla volta e vado solo a caricare il ciuffo. Non creo il montaggio sulla ciotola, perché trovo che non abbia, per me, alcun senso. Perché tutte le proprietà del sapone voglio averle in viso e non dentro la ciotola, per dopo ritrovarsi a spalmare in viso un sapone che diventa una mezza bomboletta, no? Perché se tu non vai a creare tutto il montaggio, a smuovere il pelo, a far entrare i burri, sciogliere tutti i componenti insieme con l'acqua nel pelo, gran difficile che tu capisca tutte le potenzialità del sapone. Però questa è una mia idea, è il mio modo di fare, non è detto che sia per forza più giusto o migliore, è il mio metodo, quello che io reputo. Ragazzi, ciuffo, me lo ricordavo bene, perché quello che avevo io l'ho regalato ad un amico, quindi sinceramente non avevo più questo ciuffo a casa, però
Ecco, a gusto mio, questo è la mezza via tra Omega Evo 1 e il nuovo ST1, o se no Omega Evo 2, cioè ha le fibre un po' più sottili, però ha un bel sostegno, un massaggio molto vigoroso che a me piace da morire, però morbido e non punge. L'unica cosa che vi posso dire, ma è proprio il metodo in cui lo dovrete usare, se voi lo usate così, potreste sentire leggermente l'effetto, non frusta, ma comunque un po' di tensione. Questo ciuffo, se lo volete gustare appieno, dovete farlo aprire tutto. Voi lavorate col ciuffo bello aperto, ragazzi, qualcosa di uno dei migliori ciuffi attualmente, secondo me, sul mercato, e una dei cioè tra i migliori ciuffi in assoluto che abbia provato sintetico. Lo metto tranquillamente, ma proprio senza nessun paura a livello di Omega Evo, se non forse anche un passettino in più, ecco. Anche se a me il massaggio, il gusto di Omega Evo piace molto, ma ragazzi, questo non mi manca proprio niente. E vai, godiamocela. 316 armato di Gillette Knife. Allora, nonostante il sapone chiami tanta acqua, scorrevolezza veramente ottima. E per il momento la lama in viso non la sento. Però adesso vediamo, perché comunque sto usando un rasoio che amo e una lametta che adoro, quindi in contropelo andremo a capire come siamo anche con le prestazioni del sapone. Scrivetemi nei commenti. Che profumazione vi piacerebbe? Cioè, se dovessi fare una collaborazione con Frank. Quindi magari in qualche modo far arrivare un po' di set direttamente dall'America. Che profumazione vi piacerebbe? Così, anche per avere un po' di ispirazione, un po' di idee. Fisicamente per noi qua sarà attualmente sicuramente una serie limitata, se ci sarà. Vediamo anche cosa ne dirà Frank. Ora, io avevo già parlato con qualcuno di cui ho grande fiducia, insomma, ecco, delle parole che mi dicevano, e qua ragazzi, adesso proviamo anche il contropelo e tutto, ma sembra proprio un bell'americanone questo, di quelli che piacciono a noi. Però andiamo a vedere, non siamo troppo entusiasti della cosa. Vediamo nel contropelo, ragazzi. Pennello fantastico, secondo me. Come è stato l'N3C di Botti, quando tu gli vai a fare 2, 3, 3, 4, utilizzi un po' di amolio in acqua calda, anche se è sintetico, cioè fa paura, ragazzi. Cioè, prestazioni del pennello fantastiche. A me piace da morire. Cioè, se volete un prodotto comunque in parte, in buona parte artigianale, con un ciuffo da paura, manico meraviglioso, a sto prezzo qua,
gran difficile trovare qualcosa. Non ho guardato, sono sincero, se è Tallovato, però. Vabbè, Tallov, Got Milk, quindi anche latte. Ragazzi, già. Vi dico già, c'è una protezione in viso. Da top player americano proprio, cioè. Mamma mia. Anzi, sto spingendo anche, devo stare attento perché. Mi sto talmente. Lasciando portare dal rasoio e dalla protezione e dalla scorrevolezza del sapone che mi dimentico che sto comunque usando un rasoietto che. Sì, è gestibile, ma. Se ti deve punire non è che ti chiede permesso. Mamma mia. Molto buona, profumazione molto buona e dopo, ragazzi, da italiano, da grande soddisfazione quando comunque in un paese come l'America hanno questa bella considerazione di noi italiani, come noi giustamente abbiamo una bella considerazione di loro, quindi è bello vedere come dico sempre, noi sui vegetali attualmente, secondo me, non c'è niente al mondo che supera gli italiani. Abbiamo il top a livello mondiale, però indiscutibilmente gli americani col tallow e con certe profumazioni, anche se siamo diventati forti anche noi, però sul tallow non gli insegniamo niente, normative diverse, tutto quello che volete, però ragazzi, tallow America, tutta la vita. Mi dispiace che anche in America molti mali per arrivare anche nel mercato europeo hanno perso qualcosina per strada, però prodotti come questi mi fanno capire che ci sono ancora degli americani che non hanno paura di osare. E quindi tanta roba. Cioè, sentite proprio che la lama passa sopra il sapone e porta via il pelo quasi senza toccare la pelle. Una roba incredibile. Fantastico. Complimenti Frank, bel prodotto, bel sapone, tra virgolette, passami il termine che non so con la traduzione di YouTube come uscirà, però ignorante come piace a noi, quindi una cosa bella, bella, bella esagerata, ma americana, che ci piace, ci fa impazzire ragazzi, a me piace da morire. E vai di splesciatina alcolica. Ragazzi, una rasatura che non serve. Sapete che io sono un malato di BBS, quindi. Mamma! Vi giuro, non è una sambuca realistica al 300% come la Molinari che ha fatto Andrea Bianchi. Quella è veramente una roba che non ha senso. Questo però. Cioè. Avete presente quando
bevete il caffè e si fa il rasentin in Veneto, cioè ti è rimasto una goccia di caffè intorno alle pareti, metti una goccina di Sambuca, giri il caffè espresso, bevi. Quello che ti arriva al naso in quel momento là è questo: caffè bello ristretto e questa nota di Sambuca. Mamma mia, veramente fantastico! Un inno all'Italia, alle nostre tradizioni, ma con quel guizzo e quella pazzia americana che a noi piace tanto. Quindi, complimenti. Complimenti a tutti e due per questa bella collaborazione e anche questo pensiero per noi italiani. Grazie veramente. 316 per me, ragazzi, un rasoio, per me è emozione pura e basta, indipendentemente da tutto, emozione pura. Ragazzi, un po' sta rasatura, devo dire la verità, cioè, questo prodotto, adesso non lo sto dicendo a caso, lo sto dicendo veramente con cognizione di causa. Se non siamo alla pari di Declaration Grooming, forse siamo anche un passetto sopra, ragazzi. Come post rasatura, protezione, scorrevolezza e tutto. Quindi mi ha stupito, se no non lo direi, cioè direi buon prodotto, è finito lì. Veramente uno dei più buoni set. Qualitativamente parlando, protezione, scorrevolezza e post rasatura micidiale. Già il sapone, ma con l'after, miracolo veramente. Se la gioca con Declaration, tanta, tanta roba. Profumazione fantastica, ragazzi. Bene, spero che il video vi sia piaciuto. Nella descrizione vi lascio comunque i link. E io spero che Frank accetti di fare questa una bella collaborazione con noi di Passione Rasatura. Magari fare un bel set in serie limitata per noi. Con una profumazione che ditemi anche voi cosa vi piacerebbe che arrivasse dall'America. Sbizzarritevi nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye. Ultima cosa. Come se non fosse già chiaro, ragazzi, adesso questo è fantastico. Qualità, prezzo, lavorazione del manico, bellezza della colorazione, qualità del ciuffo sintetico. Bello, bello, bello. Se lo prendete, ne resterete sicuramente affascinati ed è anche una bomba nell'utilizzo. Quindi top, top, bravo Alessandro, complimenti, ciuffo fantastico. E anche grazie della fiducia che mi dai. E io spero che tu abbia il successo che meriti perché, ragazzi, effettivamente per me è una bomba. Di nuovo, bye bye.